Allora, sono tutti condivisibili, in particolare mi ha colpito il numero 5, credo sia fondamentale distinguere tra le persone e le opinioni che le persone esprimono. Questo è un modo anche per entrare in dialogo, la bellezza dei nuovi strumenti di comunicazione sta proprio nel confronto. Questo è, diciamo, principio, consente di concentrarci sui contenuti del discorso e non sulle persone che li esprimono. Le aziende devono evitare tutti quei messaggi che vanno nell'ottica di escludere qualcuno, di allontanare qualcuno. Le aziende possono piacere o non piacere, i prodotti possono piacere o non piacere. È fondamentale però aprirsi al dialogo e aprirsi al confronto, rendendosi conto di essere parte di una comunità, e la comunità richiede anche questo.